La partita comincia in questo momento con le squadre schierate secondo le seguenti disposizioni. Dalla sinistra alla destra dei vostri tre schermi giocano i padroni di casa del blu IP Forlì-Squiglia in completo giallo e blu. Dalla parte opposta, quindi dalla destra alla sinistra dei vostri tre schermi, gioca invece il Peperino Calcio 8 in completo bianco e striscia orizzontale rossa. Ricordiamo che questa è la sfida tra la quarta classificata, ovvero il Peperino Calcio 8, che ha 15 punti ma una partita da recuperare, quindi potenzialmente potrebbe anche salire al secondo posizione, al secondo posto, andando quindi a raggiungere lo Steaua 2005, che per il momento insegue solitario il Movis Pabba, e la quinta, vale a dire il WP Forlì-Squiglia, che ha 10 punti. È comunque ancora in corsa per il discorso playoff, che ricordiamo quest'anno prevede la partecipazione comunque al post-season delle prime tre più le migliori quarte, quindi non esiste più la regola secondo la quale nel caso la prima dovesse vincere con più di 8 punti di scarto o almeno 20 punti di scarto, non si farebbero i playoff ma passerebbe direttamente in Serie A. Questa regola è stata abolita. Quindi la prima, con qualunque distacco, vincerà nei confronti della seconda, parteciperà comunque ai playoff. Attacco del Peperino Calcio 8 con la palla allargata sulla sinistra, lato corto dell'area di rigore, prova un cross in mezzo con alla fine la sfera che viene messa in calcio d'angolo dal colpo di testa di Cesaretti, e corner che viene battuto sulla destra in questo momento dagli ospiti. Secondo minuto di gioco, palla all'indietro per il numero 8 che la stoppa, prova a calciare col destro. Rimpallo che favorisce ancora i giocatori del Peperino Calcio 8, in mezzo a due si torna ancora al numero 8 Aniballi, che però viene anticipato dall'intervento del corrispettivo Marchetti, che viene poi comunque fermato, guadagna comunque il possesso perché il fallo laterale è per il blu IP Forlì-Squiglia, che la rimette in campo dandola direttamente alla portiere, ovvero il numero 1 Araldi. Ora lungo lancio dalla difesa verso gli attaccanti che vengono anticipati dall'intervento della retroguardia del Peperino Calcio 8, poi ancora il numero 10 Cesaretti ha provato, dopo aver recuperato la sfera, a dettare il passaggio in verticale, senza fortuna perché la palla è finita fuori, errore di comunicazione tra lui e i suoi attaccanti, e riparte adesso il Peperino Calcio 8 con Aniballi che gira sulla destra verso un compagno. Si torna ancora da libero con il movimento da parte del numero 8 che però non viene cercato, si preferisce ancora tornare al numero 22 Piras. Aniballi ancora scambio con Piras che poi serve un compagno sulla destra che avanza, si tratta del numero 13 ovvero Formilli, in verticale verso i compagni senza fortuna perché nessuno riesce ad agganciare la sfera, sfera che comunque è stata deviata dai giocatori del blu IP Forlì-Squiglia, e quindi ci sarà una rimessa laterale sulla destra con il Peperino Calcio 8 che attacca ancora. Passaggio intercettato con Afonso che però va ancora una volta a battere un fallo laterale in verticale verso il tentativo di tiro dopo la girata di Lorenzi. Ennesimo intercetto della difesa del blu IP Forlì-Squiglia, ennesima contrapposizione dei giocatori in giallo-blu nei confronti di quelli bianchi che poi vanno a prendersi il corner sulla destra. Secondo angolo consecutivo nella partita per il Peperino Calcio 8 con Cutrupi che va alla battuta all'indietro verso un compagno. Ancora movimento all'indietro per Cutrupi che poi cerca ancora il passaggio per vie centrali verso Formilli. Sempre Cutrupi, Formilli all'indietro per i difensori con l'azione impostata da Conti che allarga ancora sulla destra. Attenzione al cross che invece è un tiro ed è un gol bellissimo. Gol del numero 4 Giancarlo Lorenzi, 1-0 dopo 4 minuti. Vantaggio del Peperino Calcio 8 qui al Calasanzio. Quarto minuto di gioco, 1-0 per il Peperino Calcio 8, grazie al gol del numero 4 Giancarlo Lorenzi. Un tiro col destro da posizione defilata che ha battuto il portiere Thomas Araldi, che non è riuscito ad intercettare questa sfera. Tiro potente, angolato, anche se non siamo sicuri di quanto non possa avere colpa l'estremo difensore della squadra di casa. Ora ancora un cross sempre da parte del marcatore della rete, vale a dire Lorenzi, che però sbaglia a metterla in mezzo. La palla viene intercettata dalla difesa del blu IP Forlì-Squiglia, che poi va a costruire la manovra offensiva col passaggio sulla destra. Una deviazione, non riesce però a favorire i giocatori del Peperino Calcio 8 che devono ancora difendersi. Tentativo di contropiede con Cesaritti che va prima allo stop, poi al tiro. Palla però ampiamente fuori, tiro velleitario. Ci ha provato anzi il numero 11 Federico Acciavatti, senza fortuna. Quinto minuto di gioco, 20 alla fine di questo primo tempo, 1-0 per il Peperino Calcio 8.
che ricordiamo quarto in classifica, 15 punti, 10 punti e quinta posizione invece per il Blu IP Forlì-Squilia. In terza posizione c'è il Borussia, in seconda c'è lo Steaua 2005 con 17 e 18 punti rispettivamente. In prima posizione c'è invece ovviamente il Momis Pub con 25 punti, la squadra che guida questo girone. Tutte vittorie e un solo pareggio, quello contro appunto lo Steaua 2005 qualche settimana fa. Ora lungo lancio della difesa del Blu IP Forlì-Squilia in direzione di Acciavatti, che non riesce a raggiungere la sfera che è direttamente spedita sul fondo. Feverino la rimette in campo con questa rimessa. Conti allarga per il numero 22, Piras per vie centrali. Ancora Conti, c'è Piras sulla sinistra che riceve. Ora avanza sul suo out di competenza. Pallone verso il numero 8, Annibali, che gira sulla destra per Lorenzi, il marcatore dell'unico gol di serata. Recupera la difesa giallo-blu, che però al momento di impostare l'azione sbaglia. Passaggio direttamente tra i piedi di Conti, che supera la linea di centrocampo, cede ad un compagno. Si trattava ancora di Annibali, che prova a girare di prima per Lorenzi, che riesce comunque a controllarla, poi addirittura a tirare. Tiro debole e defilato, che finisce direttamente in fallo laterale dall'altra parte, vale a dire sulla destra, con la battuta del Blu IP Forlì-Squilia. Settimo minuto, 18 alla fine di questo primo tempo, 1-0 per il Peperino Calciotto, gol di Lorenzi al quarto. Ora possesso palla per i padroni di casa. Sulla sinistra Cesaritti gira verso un compagno che deve però difendersi dal pressing. Si tratta di Cara, che poi va vicino alla linea di fallo laterale, riesce a guadagnare comunque la rimessa e viene battuta dal giallo-blu. Lancio verso il numero 3, Torcè, che viene fermato. Anticipo da parte della difesa del Peperino con Piras che gira verso Anibali per vie centrali, dove c'è il numero 7 Fonso. Ancora Anibali scarica sulla destra per un compagno, c'è cioè Conte ad intendere il pallone per vie centrali nella zona difensiva. Si preferisce invece ancora ripartire da Anibali. Cutrupi, lungo lancio verso gli attaccanti che vengono però anticipati. Ancora possesso per la difesa del Blu IP Forlì-Squilia, che poi però non riesce a costruire l'azione offensiva. Rimessa in campo dalla sinistra con Piras che gira sulla destra. Conti, Piras. Avanza sopra la linea di centrocampo, cambia fascia sulla destra dove c'è ancora Lorenzi, spalla alla porta, deve girarsi, serve un compagno, poi gira ancora per Piras che se la porta sul destro, conclusione rimpallata dalla difesa del Blu IP Forlì-Squilia, la sfera rimane lì, ancora Afonso, gira all'indietro per il numero 3 che è pressato alto da Acciavatti che però non gli porta via la sfera, lo costringe comunque a un passaggio ancora più all'indietro dove c'è Conti. Anibali, ritmo basso, non pressano i giocatori del Blu IP Forlì-Squilia. Sono liberi di costruire la manovra quelli del Peperino Calciotto. Ora perdono però la sfera. Attenzione al contropiede con Acciavatti che viene pescato in verticale. Acciavatti, palla sul destro. Acciavatti! Ed è il pareggio improvviso in contropiede. Beffa per il Peperino Calciotto col Blu IP Forlì-Squilia che pareggia grazie al gol di Federico Acciavatti. Uno pari al nono minuto. Si riparte da centrocampo con un tiro immediato da parte del Peperino Calciotto che prova a sorprendere il portiere Araldi, non certo perfetto nel corso del quarto minuto di gioco quando il tiro di Lorenzi lo ha trafitto. Comunque ha rimesso subito le cose a posto il Blu IP Forlì-Squilia grazie al gol di Acciavatti in contropiede, pescato in verticale, ha bruciato il marcatore e si è involato verso la porta, beffando anche il portiere con una diagonale destro all'angolino basso. Uno pari, ma attacca ancora il Peperino che ha il possesso della sfera più a lungo nel corso di questi primi 10 minuti di gioco. È la squadra ospite che controlla la partita e prova a giocare a calcio con il Blu IP Forlì-Squilia che si difende e prova a ripartire invece in contropiede grazie alla velocità di Cesaritti e Acciavatti. Ora Piras gira verso Lorenzi che prova ad entrare in area di rigore, poi scarica all'indietro verso questo tiro che finisce alto sulla traversa.
rimessa con le mani del portiere Araldi, lui più fuori squiglia che adesso imposta con un lancio lungo direttamente per Anciavatti, che col petto prova a servire un compagno che viene anticipato, recupera ancora il Peperino che la gestisce a tre quarti campo, si lotta su questo pallone, hanno la meglio i padroni di casa che si involano verso la porta con Cesaritti che poi viene fermato fallosamente, l'arbitro fischia, calcio di punizione per il blu IP fuori squiglia che all'undicesima ha la possibilità di colpire anche se siamo abbastanza lontani dalla porta difesa da Marco Tacconi con la sfera posizionata in posizione leggermente defilata sulla tre quarti campo, vedremo chi sarà a calciare, undicesimo 1-1. È il Peperino che prova a fare la partita, ma attenzione alle ripartenze del blu IP fuori squiglia, calcio di punizione che viene tirato direttamente in porta, tiro però fiacco che termina sul fondo. Tacconi la rimette in campo, gira per Piras che avanza. Piras verso un compagno, si tratta del numero 8 Aniballi che rinvia verso ancora i compagni. Attenzione alla pallone del numero 15 che scarica sulla sinistra ancora verso Cesaritti che deve tornare all'indietro per il difensore centrale che sbaglia l'appoggio sulla destra, recupera Lorenzi che può andare alla conclusione, prova invece un cross in mezzo, poi la palla capita ancora sui piedi di Lorenzi che prova a girarsi, vediamo, poi non riesce a controllarla, se la trascina fuori, però ancora buona opportunità per il temibilissimo numero 4, il velocissimo numero 4 del Peperino Calciotto che è stato, ricordiamo, già autore di un gol e che stava per rendersi pericoloso per la seconda volta consecutiva con questo contropiede che avrebbe anche potuto terminare con un tiro in porta, ha preferito invece crossare senza però fortuna un intercetto, poi una palla che gli è ancora capitata sui piedi ma che non è stata controllata. Rinvio in verticale con la palla sulla fascia sinistra, scusate, poi la recupera Aniballi in tre quarti campo. Viene però fermato fallosamente, ci sarà quindi un fallo e un calcio di punizione per il Peperino Calciotto. Calcio di punizione, fischia l'arbitro, parte Aniballi, conclusione che termina direttamente sul fondo. Tredicesimo 1-1, vantaggio del Peperino Calciotto con Lorenzi, pareggio di Cesaritti per il blu IP fuori squiglia. Intanto c'è un timeout chiamato dalla panchina della squadra di casa. Si riparte per questo primo tempo della partita tra blu IP fuori squiglia e Peperino Calciotto. Quando siamo arrivati quasi al 14° minuto siamo 1-1 con il Peperino Calciotto, ospite qui al circolo sportivo Calasanzio di Via Cortina d'Ampezzo, era andato in vantaggio grazie a Lorenzi, pareggio del blu IP fuori squiglia, ovvero dei padroni di casa, grazie a Cesaritti. Mancano 11 minuti alla fine di questo primo tempo, ricordiamo questa è la sfida tra la quarta e la quinta classificata. Blu IP fuori squiglia che è quinto a 10 punti e la Peperino Calciotto è invece quarto a 15. Attenzione adesso alla sfera gestita ancora dal numero 3 Torcè che però viene fermato, contropiede veloce da parte del Peperino con Roberti che prova a metterla in mezzo, cross che attraversa tutta l'area di rigore, è stato deviato. C'è quindi una rimessa laterale sulla sinistra in zona offensiva per il Peperino con la sfera tra i piedi di Cutrupi che prova ad accentrarsi, se la porta sul destro, viene fermato, poi attenzione a Lorenzi che va alla conclusione dalla distanza. Vediamo se c'è stata una deviazione, sì, dice l'arbitro, quindi calcio d'angolo sulla destra, quindicesimo quasi, 10 alla fine, poco più di questo primo tempo, uno pari qui al Calasanzio, corner, palla sul secondo palo con Torcè che non riesce ad intercettarla, la prende invece Aniballi che se la porta sul sinistro, alla fine la perde, poi la recupera ancora il numero 5 Conti che però se la trascina sul fondo e quindi dovrebbe essere rimessa laterale per il blu IP fuori squiglia. La rimette in campo con le mani Luca Tomat, vale a dire il numero 15, ha provato a verticalizzare senza fortuna. Poi la rimette in campo Cesaretti, colpo di testa da parte di Piras. A Ciavatti poi controlla dopo una serie di errori in palleggio. Alla fine mette un po' d'ordine Lorenzi verso Piras, ancora sulla sinistra. Avanza il Peperino in verticale verso Roberti che può girarsi, sbaglia però il controllo, consegna la palla alla difesa del blu IP fuori squiglia che se ne va in contropiede con Amarchetti che gira sulla sinistra, poi
viene fermato dall'intervento da parte di Formilli che la rimette in campo dopo il fallo laterale già battuto. Anibali all'indietro verso Conti che gira sulla sinistra per Piras che prova ad avanzare. Piras uno contro la difesa schierata, deve tornare sui suoi passi. Difende dietro la linea della palla il blue IP fuori squiglia. Lancio da parte di Piras verso Roberti, verticalizzazione che viene però fermata dall'intervento ancora della retroguardia dei padroni di casa che però poi non la controllano. Ancora in avanti da Peperino che poi torna da Conti. Piras fischia l'arbitro, è stato messo giù il numero 22, calcio di punizione per il Peperino, calcio calcio di punizione che verrà battuto. Vediamo se dal numero 8 Anibali oppure dal numero 5 Conti. Conti c'è da Anibali che ricomincia da Piras per vie centrali. Attenzione al pressing da parte di Acciavatti. Poi riesce comunque a trovare la sponda di Roberti che gira all'indietro. Ora il centravanti si è spostato al centrocampo. È venuto incontro alla sfera per poter favorire gli inserimenti dei centrocampisti. È stato però un possesso perso abbastanza facilmente dal Peperino Calciotto che riconquista poi la sfera, poi la riperta ancora, attenzione alla palla in mezzo, sempre per Acciavatti che posto palla preferisce il suggerimento in mezzo, alla fine c'è il rinvio da parte della difesa del Peperino e calcio d'angolo sulla destra. Calcio d'angolo sulla destra, battuto col sinistro, la palla che attraversa tutta l'area di rigore e termina addirittura in fallo laterale dall'altra parte. Anibali, lungo rinvio verso Roberti che la stoppa col destro, supera centrocampo Roberti, poi cede ad Anibali che arriva a rimorchio, Anibali se la porta sul destro, prova a saltare un avversario dribbling che non va a buon fine, recupera la difesa del blue IP fuori squadra che però ha qualche difficoltà a controllarla. Disimpegno della retroguardia che comunque poi alla fine porta ad un passaggio verso la destra, apertura in direzione di Tomatta che la perde, la riconquista ancora il numero 10, Cutrupi, che avanzava, viene messo giù a centrocampo, anzi sulla tre quarti campo, da non molto distante la linea dell'area di rigore. Quindi ci sarà un calcio di punizione per il Peperino Calciotto quando siamo giunti quasi al 19° minuto. 1-1 qui al Calasanzio, vantaggio del Peperino grazie a Lorenzi, pareggio di Acciavatti per il blue IP fuori squadra. Tre uomini in barriera con Anibali che va alla battuta, fischia l'arbitro. Calcio di punizione del Peperino Calcio 8 con questo tiro che viene respinto dalla difesa del blue IP fuori squadra. Poi Conti, ancora passaggio in verticale verso gli attaccanti. Roberti non riesce a controllare la sfera, rinvia ancora la retroguardia giallo-blu. Ma ci sono solamente maglie bianche in quella zona del campo e fa buona guardia la difesa del Peperino che lascia poi scorrere verso le mani del portiere Tacconi che gira sulla sinistra verso Cutrupi. Piras sovrapposizione del terzino sinistro, poi Roberti ancora all'indietro verso Cutrupi. Intanto rimane a terra Roberti, l'arbitro ferma il gioco. Si ripartirà ancora con la palla tra i piedi del giocatore del Peperino Calcio 8 con Cutrupi che lascia a Conti. Cutrupi prova la conclusione col sinistro, respinta, poi ancora un tiro col destro. Palla ampiamente sul fondo, siamo giunti quasi al 20° minuto, poco più di 5 alla fine di questo primo tempo, 1-1. Questa è, ricordiamo, la partita tra la quarta e la quinta classificata. Blue IP fuori squadra in quinta classifica a 10 punti. 15 punti e quarta posizione invece per il Peperino Calciotto, che in caso di vittoria andrebbe a raggiungere momentaneamente la Steaua 2005 in seconda posizione a 18 punti. Ora tentativo di contropiede con Piras che aveva verticalizzato verso Roberti, palla che però scorre davanti ai piedi del numero 9 e poi viene recuperata dal portiere avversario. Lungo lancio con le mani di Araldi verso Acciavatti che gira sulla destra per Tomatta che prova a scodellare al centro, ma Cesaritti viene scavalcato dalla traiettoria.
recupera il partito e fa subito ripartire l'azione sulla destra. Lorenzi, cross in mezzo che viene respinto e quindi rimessa laterale in zona offensiva per il Peperino Calciotto, quasi 21esimo, poco più di 4 minuti alla fine, più eventuale recupero. C'è stato per il momento un solo timeout chiamato dalla panchina del Blu IP fuori Squilia. Roberti per Formilli che gira verso Conti. Piras, palla sul destro, Piras apre per Lorenzi sulla sinistra che può concludere, conclusione miracolo del portiere. Poi rinvio della difesa del Blu IP fuori Squilia che prova ad andarsene in contropiede, arriva però una trattenuta ai danni di Torcé e l'ammonizione, la prima di questa partita per un giocatore del Peperino Calcio 8. Si tratta di Lorenzi che è stato anche l'autore del gol e l'autore del tiro che poco fa è stato parato da Thomas Araldi, portiere del Blu IP fuori Squilia, che non è stato certo perfetto durante la prima conclusione che ha portato poi al vantaggio il Peperino Calcio 8, ma che ha risposto alla grande qualche secondo fa, salvando la sua squadra dal secondo svantaggio di questa partita. Per il momento siamo e rimaniamo ancora uno pari. 22esimo, 3 minuti alla fine di questo primo tempo, più eventuale recupero. Calcio di punizione per il Blu IP fuori Squilia, palla in mezzo, fuori. Conti verso Piras in verticale per Roberti che scende a centrocampo, gioca di sponda, allarga sulla sinistra verso Cutrupi che torna all'indietro da Annibali. C'è ancora Piras sulla sinistra con Annibali che però preferisce lanciare in verticale ancora verso Roberti, scivola il portiere e stava per commettere un'ingenuità. Alla fine la sfera finisce fuori. Ancora qualche incertezza da parte di Araldi. Ora attenzione al Blu IP fuori Squilia con Cesaritti che se ne va. Cesaritti si accentra, palla sul destro, conclusione alta sulla traversa. Tiro che forse è stata la parte peggiore dell'azione dopo una buona stop a seguire da parte del numero 10 che si era accentrato e aveva concluso col destro. Palla altissima sulla traversa della porta difesa da Marco Tacconi, portiere del Peperino Calcio 8. Appunto la squadra in bianco rimette in campo la sfera con Piras verso Roberti che prova ancora col tacco a cedere la sfera e a chiudere il triangolo con Piras, intercetto della difesa del Blu IP fuori Squilia. Rimettono a campo la palla ancora agli ospiti con Conti in verticale, lancio che finisce direttamente tra le mani del portiere che gira adesso subito sulla destra, fa ripartire l'azione con ancora il numero 15 Tomat. Rimessa laterale sulla destra verso il numero 15 Tomat in verticale verso i compagni, poi Cesaritti, attenzione, pensa al tiro, poi serve in aria un accompagno, uscita del portiere con la palla che poi rimane lì e Torcè non riesce poi a rimetterla in mezzo e termina sul fondo la sfera. Lungo rinvio ancora del portiere in direzione dei compagni con Roberti che viene pescato, Roberti entra in area, prova il pallonetto, parata del portiere, poi ancora recupero da parte del Peperino Calciotto che ha la possibilità di rigiocare questo pallone, tiro, altro miracolo da parte di Araldi e poi ancora un tiro che finisce fuori. Calcio d'angolo per il Peperino Calciotto, una delle ultime azioni di questo primo tempo, palla sul primo palo dove c'è Roberti che viene anticipato all'intervento della difesa del Blu IP fuori Squilia, poi tentativo di contropiede con Acciavatti che però non è stato servito nel migliore dei modi dal capitano Torcé che col sinistro ha spedito la sfera direttamente fuori concedendo ancora una rimessa laterale per il Peperino Calciotto che se ne va con Roberti. Lorenzi gira verso Annibali, stoppa col sinistro, prova ad andarsene in mezzo a due, viene fermato, intervento di Tomat che verticalizza verso Acciavatti che cede a Torcè, ancora largo sulla sinistra per Cesaritti che viene fermato fallosamente. Punizione per il Blu IP fuori Squilia che gira sulla destra verso Tomat. Torcè
Passaggio di ritorno verso Tomat che viene anticipato da un suo compagno, si tratta di Cesaritti che poi sbaglia il passaggio, fischia l'arbitro, finisce qui il primo tempo 1-1 tra Buipi, Farisquilia e Peperino Calcio 8. Si ricomincia per il secondo tempo di questa partita tra Buipi, Farisquilia e Peperino Calcio 8 con le squadre schierate a parte invertite, dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi gioca il Peperino Calcio 8 in completo bianco e dalla parte opposta, quindi dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, gioca invece il Buipi, Farisquilia in completo giallo-blu. Ricordiamo che alla fine del primo tempo siamo 1-1 con intanto il secondo tempo che inizia con questo tiro addirittura da centrocampo da parte del numero 10 Cutrupi del Peperino Calcio 8. Cutrupi che adesso riesce a fermare anche un tentativo di verticalizzazione da parte della difesa del Blu IP Farisquilia, anche se concede poi una rimessa laterale ai giocatori di casa che adesso commettono fallo sul numero 7 Fonso, concedendo invece un calcio di punizione agli ospiti. Nel corso del primo tempo vantaggio del Peperino Calcio 8 grazie a Lorenzi con un tiro da posizione defilata che si è andato ad infilare all'angolino basso della porta difesa da Araldi, non perfetto al momento di quella conclusione. Poi pareggio, eravamo al nono minuto, quindi solamente 5 minuti dopo il vantaggio subito di Cesaritti, scusate, di Acciavatti per il Blu IP Farisquilia che in contropiede ha beffato gli ospiti. Attenzione intanto a questo calcio di punizione col tiro che viene respinto, poi la rimette ancora in mezzo addirittura tra le mani del portiere, ci aveva provato a sorprendere la difesa Annibali, probabilmente era semplicemente un pallone in verticale per servire gli attaccanti, è finito tra le mani di Araldi, sbaglia ancora il Blu IP Farisquilia, palla dalla sinistra verso la destra con Piras che può salire, Piras in mezzo prova a cambiare fascia, palla intercettata da Dorce col contropiede del Blu IP Farisquilia. Acciavatti prova a saltare un avversario, prova a saltare anche un secondo, alla fine viene fermato, ma fallosamente secondo l'arbitro, fallo commesso da Lorenzi, tra l'altro l'unico ammonito di questa partita, e calcio di punizione, ancora Acciavatti, gira all'indietro verso Tomat che salta un avversario, prova a metterla in mezzo, al momento del cross arriva un fallo, fallo commesso dalla difesa del Peperino Calcio 8 e calcio di punizione per i padroni di casa. Calcio di punizione fischia l'arbitro, Torcea la battuta, conclusione deviata e rimessa laterale in zona offensiva per i padroni di casa. Terzo minuto di gioco, 1 pari, 22 alla fine più eventuale recupero di questa partita. Palla in mezzo dopo la battuta di questo fallo laterale con Piras che però riesce a proteggerla e farla uscire fuori. Rimessa dal fondo per Tacconi che gira sulla sinistra, Lorenzi. Cambia fascia verso Piras che avanza contro il numero 10 Cesaritti e gli porta via il pallone. Poi la recupera comunque Piras dopo un rimpallo favorevole. Gira ancora sulla sinistra verso Cutrupi che viene fermato dal tackle difensivo. Rimette in campo Cesaritti visto che l'ultimo a toccare è stato lo stesso Cutrupi. Poi secondo fallo laterale consecutivo per il Blu IP Farisquilia. Sempre Cesaritti alla battuta che gira verso il numero 8 Marchetti. Torcea in mezzo per Acciavatti che prova di destra a servire un compagno sulla destra senza fortuna, la recupera Lorenzi, lunga verticalizzazione verso Roberti che non arriva sul pallone, non ci arriva nemmeno il numero 10 il Cutrupi, sfera che termina fuori e fallo laterale sempre sulla stessa fascia di competenza di Cesaritti per il Blu IP Farisquilia. Cesaritti per Marchetti, ancora Cesaritti, sempre Marchetti, in mezzo a due, pressing alto da parte del Peperino che però non riesce a strappare il possesso ai giocatori di casa che poi la buttano direttamente via con un lancio che viene fatto breve dal portiere Tacconi. Piras supera la linea di centrocampo, gira verso il numero 7 Fonso. Lorenzi ancora, prova a essere pescato in aria Lorenzi davanti alla porta, tiro che viene forse sporcato da una deviazione, infatti è questa la decisione dell'arbitro, calcio d'angolo, ottima verticalizzazione del numero 8 Aniballi verso Lorenzi che ha stoppato, ha tirato, palla deviata, alta sulla traversa.
Calcio d'angolo sulla destra battuto da Cutrupi, palla in mezzo e arriva il piattone di Roberto Roberti che riporta in vantaggio il Peperino calcio 8 al quinto minuto del secondo tempo, gol improvviso e torna in vantaggio la squadra ospite. Si riparte da centrocampo, 2-1 per il Peperino calcio 8, quel Calasanzio contro il Blu Pi Forisquilia. Blu Pi Forisquilia che ha subito questo gol improvviso da calcio d'angolo su questo traversone battuto sul primo palo da parte del numero 10 Cutrupi che ha pescato Roberti che ha anticipato la difesa. Col piattone ha messo in rete beffando per la seconda volta consecutiva Araldi in questa partita. Sesto minuto, 19 alla fine, 2-1, ancora Peperino in attacco, Cutrupi sulla destra prova a girare verso Piras, che non arriva sulla sfera a causa di una deviazione, la rimette sempre in campo Piras dal fallo laterale, Cutrupi dalla destra verso il centro, se la porta sulla sinistra, lo scarica verso Lorenzi, poi gira per Fonso, Roberti gioca di sponda sulla destra di prima verso Piras, ancora verso Anibaldi che dà ancora sulla sinistra verso Lorenzi che viene disturbato dal movimento dell'arbitro. Poi riesce comunque a metterla in mezzo, cross però sbagliato che viene intercettato dalla difesa che poi non riesce a verticalizzare. Arriva ancora un recupero palla da parte della retroguardia del Peperino Calciotto che gira sulla destra verso Cutrupi che prova a puntare Cesaritti, se la porta sul sinistro, Cutrupi si accentra, poi da Anibaldi contro Torcè, Anibaldi palla sul destro, poi scarica verso Roberti che arriva in aiuto sulla destra con Afonso che si accentra. Sempre Cutrupi allarga verso Piras che controlla con l'esterno. Si torna da Roberti, ottimo giro palla da parte del Peperino Calcio 8, vero e proprio assedio alla porta di Araldi col Blu Pi Forisquilia che non riesce ad uscire. Attenzione a questa conclusione ad un gol bellissimo. Gol da parte del numero 8 Anibaldi e 3-1 all'ottavo minuto. Peperino Calcio 8 prova ad allungare. Calcio di inizio, il quarto di questa partita, dopo il 3-1 della Peperino Calciotto, 3-1 di Anibaldi che ha segnato dopo Roberti e dopo Lorenzi le marcature per la sua squadra, per il Blu Pi Forisquilia, momentaneo pareggio di Acciavatti. Bisogna dire che la squadra gialloblu non è stata o comunque non è sembrata quasi mai in partita, con il Peperino Calciotto che ha condotto il gioco per gran parte del tempo. È arrivato il pareggio, era arrivato il pareggio nel corso dei primi minuti del primo tempo del Blu Pi Forisquilia, soprattutto grazie ad un contropiede, ad una disattenzione della difesa della squadra ospite. Il Peperino per il momento sta ampiamente meritando questo risultato. Ancora lungo lancio verso gli attaccanti che vengono anticipati, poi però un altro passaggio in verticale per Acciavatti che la stoppa, va alla conclusione, ma la palla era uscita secondo l'arbitro e rimessa laterale sulla sinistra per il Peperino Calciotto quando siamo al nono minuto, a 16 dalla fine di questa partita. Piras allarga verso Cutrupi che si accentra. Cutrupi scarica ancora verso Piras che trova sulla sinistra un compagno. Allarga ancora. Poi il numero 7 Fonso gira sempre sulla sinistra. Cutrupi riceve Piras sulla destra, salta un avversario, poi passaggio sbagliato, alla fine Cutrupi la recupera, riesce a mantenere il possesso. Lorenzi ancora a giro palla, continuato da parte del Peperino Calciotto, non riescono ad interrompere questo lungo fraseggio i giocatori del Blu Pi Forisquilia che adesso però recuperano palla. Acciavatti sulla destra, cambia fascia verso Cesaritti, ottima apertura per il numero 10 che ci arriva, deve puntare Piras, preferisce tornare verso Marchetti che scodella cambiando fascia ancora verso Acciavatti che in qualche modo ci arriva, poi arriverà il recupero da parte di Lorenzi che però non riesce a mantenere la sfera in campo e fallo laterale sulla destra in zona offensiva, decimo minuto, 15 alla fine. Blu Pi Forisquilia che prova adesso ad uscire dall'isolamento con le mani, attenzione a questo incredibile tiro di Marchetti, pericolosissimo. Grazie.
rimessa in campo per il Peperino Calcio 8. Conti in verticale verso Roberti che viene incontro alla palla, viene anticipato. Attenzione però al disimpegno che non è riuscito nel migliore dei modi. Il più Fresquiglia che deve tornare dal portiere Araldi con le mani verso Torcè che prova a girare di testa in direzione della punta centrale che gioca tra le linee, vale a dire a Ciavatti. Suggerimento troppo lungo per lui. Conti, Fonso, il portiere. Tacconi, colpo di testa poi di Anibali verso Roberti che viene anticipato dall'intervento del numero 5 Cara. Poi fallo commesso dal centravanti del Peperino sul suo marcatore. E calcio di punizione per i padroni di casa, undicesimo, 14 primi alla fine di questa partita, 3-1 per il Peperino. In vantaggio con Lorenzi raggiunto da Ciavatti che ha poi prima segnato il 2-1 e poi il 3-1 grazie rispettivamente a Roberti e a Cutrupi. Calcio d'angolo sulla sinistra, Torcè batte sul primo palo, attenzione perché la palla rimane lì dopo un rimpallo con in qualche modo la difesa del Peperino che riesce a spazzarla, contropiede impostato da Cutrupi e chiude poi a Ciavatti che è tornato dalla posizione di attaccante centrale verso il centrocampo e ha fermato l'iniziativa del numero 10 che adesso lascia Formilli. Anibali all'indietro verso il numero 5 Conti che gira sulla sinistra per Lorenzi, si torna ancora da Conti. Anibali, Formilli, ancora Anibali, Formilli, Cutrupi, torna da Fonso. Lorenzi ancora per Fonso, passaggio di ritorno, triangolo che si chiude, poi però Fonso sbaglia il primo controllo, viene però fermato fallosamente, anzi no, è stato lo stesso Fonso a commettere fallo, anzi no, no, e l'arbitro ha assegnato secondo la prima decisione quella che era la giusta impressione, ovvero fallo nei confronti di Fonso e calcio di punizione per il Peperino, quasi tredicesimo, poco più di 12 minuti alla fine di questa partita, con per il momento il match che sembra chiuso a favore del Peperino, ma ci sarà la possibilità sicuramente nei prossimi minuti di vedere almeno un tentativo da parte di Dupi Frispia di tornare in partita. Ora calcio di punizione dalla distanza, rimpallato, poi Acciavatti prova ad impostare il contropiede, allarga sulla sinistra verso Cesaritti che d'esterno serve ancora il pallone di ritorno verso Acciavatti, troppo lungo, triangolo che non si chiude, passaggio di ritorno sbagliato e quindi rimessa dal fondo del portiere che dà a Formilli che rischia, poi c'è della sfera comunque a Cutrupi che torna all'indietro e riesce ad evitare la marcatura e la pressing di Cesaritti che gira ancora sulla sinistra, lungo lancio in verticale verso Roberti che stoppa, gira con la destra, arriva a rimorchio Anibali che salta un avversario, prova a saltare anche un secondo, poi cede in verticale verso il numero 6, ovvero Cruciani che però non è arrivato puntuale all'appuntamento col passaggio, si è mosso un attimo di ritardo. Ora Marchetti gira all'indietro, allarga poi ancora sulla sinistra il numero 5 Cara, senza però riuscire ad arrivare al suggerimento indovinato verso i compagni. Rimessa laterale sulla sinistra per il Peperino, quasi quindicesimo, poco più di 10 minuti alla fine di questa partita, con Acciavatti che recupera sulla destra. Poi torna all'indietro da un compagno, ovvero il numero 13 di Biase, Marchetti, ancora verso il numero 11 Acciavatti che prova a mettere dentro. Torcia viene anticipato dall'intervento della difesa della Peperino Calcio 8 che non riesce poi a spazzare, concedendo ancora una rimessa in zona offensiva ai padroni di casa che adesso ci provano. Questo è il momento giusto per tentare di arrivare al 3-2 che potrebbe riaprire la partita. Lancio in verticale con questo spiovente che viene catturato dal portiere. Tacconi fa buona guardia, uscendo proprio al limite della sua area di rigore. Cruciani rinvia. Arriva però l'intervento da parte di un difensore del Blu IP Forischiglia che cede a Torcè, capitano che vince due rimpalli. In qualche modo la palla arriva a Cesaritti,
che gira verso Marchetti, poi ancora per Di Biase sulla destra, verso Acciavatti che viene anticipato, contropiede del Peperino con Roberti che viene pescato, esce però il portiere in anticipo. Di Biase ancora di testa, sbaglia, recupera sulla sinistra Cruciani che gira verso Lorenzi che va ancora alla conclusione, fuori. Rimessa in campo del portiere. Avanza il numero 8 Marchetti, che poi torna sui suoi passi, cede ancora all'indietro verso Di Biase. Intercetta Cutrupi che se la porta sul sinistro, scarica verso Annibali che può andare alla conclusione e poi deviazione sotto porta da parte di Roberti che segna la sua doppietta personale proprio davanti alla linea di porta. Qua, no? 4-1, sedicesimo minuto, poco meno di 9 alla fine di questa partita. Peperino calcia 8 che ha dilagato nel secondo tempo dopo che la prima frazione era finita 1 pari. Vantaggio di Lorenzi, pareggio di Acciavatti. Poi 3 gol della Peperino calcia 8 in questo secondo tempo. 2 di Roberti, l'ultimo con un colpo di testa davanti alla linea di porta dopo un tiro che probabilmente sarebbe anche entrato da parte di Annibali. Il primo, quello del 2-1 invece sul calcio d'angolo con un piattone in anticipo sulla difesa presa alla sprovvista. E il 3-1 era stato segnato dallo stesso Annibali, grande protagonista di questa partita. Cutrupi lancia in verticale verso gli attaccanti con Roberti che stavolta non può arrivare su questa sfera, che viene invece recuperata dalla difesa del blu di più fuorisquiglia che sbaglia ancora. Ancora Roberti, viene pescato Roberti, va alla conclusione col destro, si gira, calcia altissimo. Cesaritti riceve sulla destra, viene fermato dall'intervento di Annibali che ovunque, poi prova a calciare sulla sinistra, passaggio che viene intercettato dall'arbitro che si trovava casualmente sulla traiettoria del pallone. In qualche modo Cruciani ha provato a controllarla, è stato fermato, ci sarà comunque rimessa tra le sue sinistra per il Peperino. Siamo al 18esimo, 7 minuti alla fine di questa partita, un timeout è stato chiamato poco fa dai giocatori del blu IP fuorisquiglia per cercare di riorganizzarsi nel corso di questi ultimi minuti per cercare comunque di tornare in partita. Per il momento il match sembra chiuso con una 4-1 meritatissima da parte del Peperino Calciotto che è stato quasi sempre in controllo del match, a parte qualche azione in contropiede che ha premiato il blu IP fuorisquiglia soprattutto nel primo tempo con quel gol di Acciavatti che però è parso solamente essere una parentesi in un non diciamo dominio ma comunque controllo evidente da parte del Peperino in questa partita. Cutrupi salta due avversari, poi viene fermato dall'arbitro che fischia fallo. Calcio di punizione che comunque verrà battuto dal Peperino calcio 8. Rimessa battuta dalla numero 3 Cruciani. Lorenzi, quasi 19esimo, poco più di 6 minuti alla fine della partita, 4-1. Doppietta di Roberti, gol di Lorenzi e di Cutrupi. Dall'altra parte aveva segnato momentaneamente la pareggio sull'1-1 a Ciavatti. Cutrupi viene ancora servito sulla destra, rientra sul sinistro, torna da Cruciani. Adesso controlla il ritmo del gioco il Peperino Calciotto che ha tutta l'intenzione tranne quella di velocizzare ulteriormente l'intensità. Cesaritti ha un intervento in scivolata, guadagna palla, prova a lanciare in verticale verso Di Biase che viene anticipato da Cutrupi che la mantiene in campo. La cede a Roberti, anzi a Lorenzi, scusate, verso Annibali. Ancora Lorenzi. Scorrono veloci i secondi di questa partita. 4-1 con il Peperino Calciotto che adesso prova addirittura ad allungare, a dilagare nel corso di questo secondo tempo. Secondo tempo a senso unico. Dobbiamo dire che ha fatto sicuramente la differenza l'entrata in campo alla metà del primo tempo di Roberto Roberti. Per lui due gol, una presenza costante in zona d'attacco e ha sicuramente messo KO ogni tentativo da parte del blu IP fuorisquiglia di rientrare. Adesso c'è un tiro dalla distanza ancora da parte della squadra in bianco. Si distende però il numero 1 Thomas Araldi e para 20esimo, 5 alla fine. A questo punto crediamo che l'arbitro non concederà i minuti di recupero a causa del risultato abbastanza rotondo. Vedremo se in questi ultimi istanti proverà a tornare sotto il blu IP fuorisquiglia. Lato corto dell'area di rigore, tiro da parte di Cesaritti,
centrale parata in due tempi della portiere che la rimette in campo con le mani verso la numero 6 che col tacco scarica verso Roberti che prova ancora di prima a chiudere il triangolo scaricando sempre per il compagno che gli aveva concesso il possesso, passaggio di ritorno sbagliato e quindi recupera il blu di Pifo di Squiglia, Tomat a Ciavatti, lato sinistro dell'area di rigore, scarica verso Cesaritti che stoppa, prova a portarsela sul sinistro, poi ancora sul destro, ancora verso Ciavatti che va alla conclusione alta sulla traversa, nessun pericolo per la porta difesa da Araldi e adesso calcio di, anzi scusate, rimessa dal fondo del portiere, 21esimo, 4 alla fine, Cruciani prestato da Ciavatti riesce comunque a servire Conti che gira sulla sinistra, Aniballi verso Lorenzi, Roberti gira per Cruciani col destro, Piras prova a saltare un avversario, non ci riesce, intercetto da parte del numero 2 Bartolomucci che mette in fallo laterale, poi ancora Roberti prova col destro a tirare direttamente in porta, passaggio, anzi tiro respinto dopo il passaggio in seguito alla battuta della rimessa laterale, Cruciani riceve sulla destra, Aniballi, possesso palla prolungato del Peperino in area di rigore verso il numero 10 Kutubi, adesso però esce dal rettangolo, Roberto Roberti ancora verso Cruciani che scarica verso Aniballi, conclusione dalla distanza, fuori, nessun pericolo, rimessa del portiere che gira sulla destra Di Biase, torna dal portiere 22esimo, meno di 3 minuti alla fine di questa partita, 4-1, ormai ha rinunciato ogni velleità di azione offensiva e la Blu IP fuori Squiglia che è rassegnato alla sconfitta, questa è una vittoria che porta il Peperino Calcio 8 in seconda posizione momentanea in classifica a pari merito con lo Steaua 2005 a 18 punti, anche se è una partita in meno. Vedremo che cosa faranno gli altri che devono comunque ancora giocare nel corso di questa giornata. Rimessa laterale già battuta, lungo rinvio. Con le mani il portiere allarga sulla destra verso Cruciani. Cruciani che sbaglia il passaggio, recupera Cesaritti, riceve ancora il numero 10, prova a girare senza fortuna, c'è una rimessa laterale in zona offensiva per il Blu IP fuori Squiglia che lo rimette in campo con le mani verso il numero 11 a Ciavatti che però perde la sfera, siamo giunti quasi al 24esimo, poco più di un minuto alla fine di questa partita con il Peperino Calcio 8 che conduce 4-1 sul VP fuori Squiglia, 3 dei 4 gol segnati nel secondo tempo dalla formazione che gioca in completo bianco, ora ancora Cutrupi sulla sinistra, torna all'indietro da un compagno, si tratta di Lorenzi che gira verso Rossi, quindi Cruciani che avanza a centrocampo, serve Piras che si accentra, Piras se la porta sul destro, scarica ancora verso Roberti, passaggio di ritorno per Piras, c'è Aniballi che può essere servito fuori aria, arriva però l'intervento della difesa del Blu IP fuori Squiglia che recupera Marchetti, verticalizza verso Ciavatti, davanti alla porta Ciavatti, conclusione col sinistro, fuori di pochissimo, grande occasione fallita dal Blu IP fuori Squiglia. Ultimi secondi di gioco, 30 secondi alla fine di questa partita, non dovrebbe concedere minuti di recupero l'arbitro, visto che il risultato è abbastanza netto, 4-1 per il Peperino Calcio 8, che adesso controlla probabilmente l'ultimo possesso della partita. Ancora in verticale verso Cutrupi che torna da Lorenzi, Conti, c'è Cruciani sulla destra che viene servito, in verticale verso ancora Cutrupi che se la porta sul sinistro, prova a mettere in mezzo verso Piras, tiro parata, ancora un'occasione in questi ultimi minuti per il Peperino Calcio 8 che adesso va a recuperare quello che forse è l'ultimo pallone della partita con Cutrupi
che scarica verso Anibali, Cruciani, Piras. Intanto fischia l'arbitro, finisce qui la partita, vittoria del Peperino Calciotto 4-1 che sale in seconda posizione in classifica, 18 punti a pari merito con lo Steaua 2005. Rimane quinto il Blu IP Forisquilia a 10 punti dopo la sconfitta di stasera.